Pubblico di Locarno, buonasera, benvenute e benvenuti. Le immagini che abbiamo appena visto ci ricordano come il Locarno Film Festival sia fatto di tanti luoghi che ci accompagnano fino al nostro appuntamento serale, ed eccoci qui. E il film di questa sera ci ricorda come il cinema francese sia sempre in grado di divertire, di emozionare, anche quando si concentra su temi sociali. Il s'agit de La Voix Royale, un récit initiatique qui parle d'un très beau personnage féminin. Une jeune fille qui habite à la campagne très talentueuse, suspendue entre un destin déjà écrit dans le cadre de la ferme de sa famille et un talent pour les mathématiques qui pourrait l'amener vers une université d'élite en France. Cette jeune fille incarne les doutes d'une personne de son âge qui doit faire face au futur. Tu casses déjà? Je vais en cours. Sophie? Le coefficient binomial K parmi N vaut 0,365. Ah, très bien. T'as jeté un œil au prépa MPSI? Suzanne Joannet, actrice, Maud Villers, actrice, Marie Collomb, actrice et Cyril Mexer, acteur. Bonsoir et bienvenue à Locarno. Bonsoir. Frédéric Mermoud, bonsoir. Welcome back to Locarno. La dernière fois qu'on s'est vu, on était sur la Piazza Grande. On est ce soir à l'abri, mais tous ces gens sont là pour voir votre film. La dernière fois, c'était en 2016. Est-ce que vous vous rappelez de cette soirée? Absolument, parce qu'il y a eu un déluge ce soir-là. C'était la première fois, oui, c'était la première fois que je présentais un long métrage à la Piazza Grande. J'étais très heureux, très excité. Et il y a eu des trombes d'eau extraordinaires. Alors, à la fois, c'était désespérant et en même temps, ça a été un moment assez exceptionnel. Et je crois que ça a porté chance au film, pour le coup. Alors en 2016 c'était Mocha, ce soir c'est La Voix Royale. Alors qu'est-ce que c'est La Voix Royale du titre? La Voix Royale, qu'est-ce que c'est? C'est un film qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui a 18-19 ans. C'est un âge que je trouve fascinant parce que c'est le moment des premiers choix, des choix de vie professionnelle, des choix d'amour, des choix d'engagement. Et c'est le moment où on cherche sa voix, justement. Et la voix royale, c'est la voix que le personnage va peu à peu trouver et construire. C'est un film qui se concentre sur l'éducation. Est-ce que vous pensez que l'éducation soit encore un ascenseur social? En tout cas, je rêve que l'éducation puisse être un facteur d'épanouissement et de libération, d'émancipation, de construction. Donc oui, j'y crois. Merci beaucoup. Suzanne Joannet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est votre deuxième film et vous avez déjà beaucoup d'expérience au théâtre. Peut-être que le public vous a vu aussi. J'aimerais vous demander comment est-ce que vous avez préparé ce personnage qui est un personnage complexe. C'est un personnage qui doit faire face à un défi pour son futur, mais elle est un peu mal à l'aise dans ce monde. C'est un travail de recherche, de documentation, de comprendre qu'est-ce que ça fait de venir d'un milieu pareil, d'être dans la terre au quotidien, de se lever à 6h du matin, et ensuite de comprendre qu'est-ce que c'est, de passer à un autre revers qui n'a rien à voir, qui est l'élite, qui est de grands bâtiments, de grandes aspirations. Et tout ça, ça a été une documentation de recherche, et de devenir vierge de tout ça, et essayer de se mettre dans la peau de Sophie, et de découvrir tout comme une première fois, ce qu'elle, elle découvrait, face à ces gens qui connaissent tout. De tout. Merci. Maud Villers, bonsoir et bienvenue à vous aussi. Merci, bonsoir, merci Locarno. Dans le film, vous êtes une prof très exigeante, ouais. Donc vous représentez ce monde des écoles d'élite qui est très spécifique, enfermé, plein de stress. Est-ce que vous êtes renseignée, est-ce que vous avez fait des recherches sur ce monde? Mais c'est un peu comme Frédéric, je crois à la transmission, je crois que quand on est en train de se chercher, quand on grandit, c'est encore possible d'écouter, d'ouvrir, de s'ouvrir au monde, il y a comme ça une porosité.
Et après, je ne sais pas pourquoi ça se gâte, l'humain, parfois se clôt. Et donc, c'est, effectivement, je trouve que c'est une des étapes de vie très émouvantes où tous les possibles sont ouverts. Et après, c'est la rencontre avec soi qui serait la grande rencontre qui parfois prend toute une vie, parfois n'a pas lieu. Mais en tout cas, ce film me touche parce qu'il parle de grandir. Tout à fait. Merci beaucoup. Frédéric Mermoz. Un dernier message pour le Palais Expo Fevi, mais aussi pour la Piazza Grande. Il y a du monde sur la piazza qui regarde le film ce soir. Sì, sono molto felice di essere qui con voi in questo luogo e sulla piazza. Buongiorno la piazza. Non, et je voulais aussi vous dire que c'est un bonheur de présenter ce film avec mes acteurs qui ont été formidables, parce que c'est aussi un film où on a été une troupe quelque part et qu'il y a un travail commun extraordinaire. Et j'ai une pensée pour mes productrices de Tabo Tabo Film, j'ai une pensée pour mes collègues de Bande à Part, et je remercie toutes les personnes qui ont rendu possible ce film, et je remercie aussi le Festival de Locarno, qui a un cœur incroyable. Et ce que j'adore à Locarno, ce qui m'a toujours fait vibrer dans cet endroit ici, c'est cette exigence d'une part, cet amour d'une certaine cinéphilie, et en même temps cette ouverture pour les films de genre et les films populaires. Donc j'espère que Locarno gardera cette grande ouverture d'esprit, et je suis très heureux et très fier de présenter le film ici ce soir en première. C'est la toute première fois qu'il est présenté. Donc c'est particulièrement émouvant pour moi et pour tous ces acteurs extraordinaires. Mais merci beaucoup d'être là. On se réjouit beaucoup de voir la voix royale. Merci beaucoup, grazie. Frédéric Mermoz. Grazie mille. Et bonne projection. E anche la serata in cui abbiamo un premiato importante, per presentarlo chiamo sul palco il direttore artistico del Locarno Film Festival, Giona Nazzaro. Buonasera Giona. Buonasera Giada, buonasera Locarno. Giona, come da un tessuto si ricava con maestria e talento un abito indimenticabile, così nel cinema il lavoro di Cesello, dopo tante immagini girate, è quello del montatore, lo dà il montatore. E questa sera il Vision Award, sostenuto da Ticino Moda, che condivide la stessa attenzione all'innovazione e all'eccellenza, premia uno dei più grandi montatori della storia del cinema. Charles Brenn, a combat vet. Right behind, Gene Hill and Mary Moorman. S.M. Harlan, Richard Dodd, James Simmons, standing on the overpass. J.C. Price, overlooking the whole plaza. William Newman, father of two children, who hit the deck on the north side of Elm. Abraham Zapruder. Single color! Single color! Single color! Single color!
Locarno è arrivato il momento di accogliere in maniera locarnese, con grandissimo calore, affetto e amore, Pietro Scalia. Buonasera. Benvenuto Pietro. Ciao. Buonasera. Benvenuto Locarno, grazie per essere qui. Buonasera Locarno. Questo è un momento importante per il Locarno Film Festival. Il montaggio è una cosa seria, ce l'ha spiegato Eisenstein, l'ha ribadito Godard, e Pietro Scalia oggi si inserisce in questa tradizione aggiungendo delle sfumature infinite alla musica, delle immagini, del ritmo e dell'azione e del pensiero. Per noi è un onore celebrare il talento di Pietro Scalia, un talento che è un'eccellenza mondiale, vicino all'Italia, vicino alla Svizzera, siciliano, ha vissuto in Svizzera tedesca, ha studiato alla UCLA, ha cambiato il modo in cui noi oggi pensiamo alle possibilità di unire due immagini. E vorrei esprimere, perché sono anche abbastanza emozionato, avere qui... Anch'io. Siamo tutti e due emozionati, ci emozioniamo a vicenda, però è importante perché quando si pensa all'opera di registi come Bernardo Bertolucci, Gus Van Sant, Ridley Scott e persino cineasti più accessibili come Michael Bay, il tocco di Pietro Scalia è il tocco di un vero artista, di un vero autore del montaggio. Le cinematografie di questi autori non sono pensabili senza il contributo determinante di Pietro Scalia, e quindi davvero vorrei che tributassimo tutti insieme il nostro affetto, la nostra ammirazione per Pietro Scalia. Grazie mille, grazie, grazie a voi tutti. Sei troppo gentile, Giona, guarda, mi emoziono così tanto. Grazie, sei veramente molto molto gentile. Giona, sono parole bellissime, veramente, mi tocca moltissimo, sono molto emozionato, mi vedi emozionatissimo, anche essere qui sul palcoscenico, qui a Locarno, con tutti voi, però grazie per questo onore, grazie per la vostra accoglienza, veramente, ti ringrazio moltissimo. Io vorrei chiederti una cosa, sì. Cioè, quando si lavora con artisti che hanno una loro visione, no? E che sono anche noti per essere dei talenti che vogliono controllare, indirizzare, come si afferma la propria voce rispetto a chi in realtà vorrebbe già da subito modellare e indirizzare? Come si crea questo rapporto di reciproco ascolto o di creatività? Come sei riuscito per esempio a importi con Ridley Scott o per esempio Michael Bay? Guarda, non so, io sono stato fortunato proprio all'inizio della mia carriera di aver avuto la possibilità di lavorare con Oliver Stone, che lui mi ha aiutato, è stata la mia scuola, diciamo, professionale. Però era la sincerità di essere onesti proprio sul materiale, che io sono molto intimo, però con il materiale anche sul lavoro, però è la mia interpretazione, il mio punto di vista. Il montaggio è un'arte invisibile che il pubblico non lo vede, però lo sente, e secondo me quello che il mio contributo sono i sentimenti, la realtà, di mettere lo spettatore dentro il film, di avere questa esperienza. Se vedi, tutti i miei film sono veramente raccontati dal punto di vista del personaggio, ma anche di coinvolgere il pubblico, c'è una partecipazione di questo. Come si lavora con i registi è di essere onesti, però anche i registi vogliono essere confrontati con i materiali, si deve essere onesti come in tutti i rapporti, no? di presentare, di avere un'opinione, però anche ci vuole pazienza e tanto lavoro, no? sui progetti. Quando si pensa al tuo lavoro di montatore si pensa ai ritmi franti di Ridley Scott, si pensa alla velocità di Michael Bay, si pensa all'approccio un po' cubista di Oliver Stone, però tu hai montato anche cose come Good Will Hunting esatto. di Gus Van Sant, che esatto. invece è un film proprio classico, quasi un film anni 70. Sì. No? Guarda, non so, perché sai, a Hollywood tante volte ti mettono in certe categorie dove dici, ah, lui monta benissimo scene d'azione. Per me
visto qua su scene d'azione come su Black Hawk Down o Gladiator, piace, mi diverto moltissimo, moltissimo su il Gladiatore, però a me piace veramente le performance, gli attori, la recitazione. A me piace il cinema poetico, musicale, e questa è l'esperienza che ho avuto anche con Bertolucci, di non tagliare. Sai, non devi tagliare se non è necessario. Il montaggio è veramente il ritmo, se no, diciamo, lo sviluppo del linguaggio, diciamo, veramente il montaggio è il linguaggio del cinema, come hai detto tu, e che è a servizio della storia e di quello. Per quello anche ultimamente le storie vengono raccontate più velocemente, però non è necessario questo ritmo frenetico. Critico anche molto, moltissimo Michael Bay, dico no, non tagliare l'immagine, no, però è una sua ossessione. Dico guarda, mi viene il mal di testa, no? come vuole lui, però alla tu fine hai, è il regista che decide. Tu hai montato anche Ferrari di Michael Mann, esatto. Che sarà presentato prossimamente a Venezia. Com'è stato lavorare con Michael Mann? È un po' la tua prima volta, se non mi sbaglio. La prima volta con Michael Mann. Io ho conosciuto Michael tanti anni fa e Ferrari è un progetto che lui voleva fare già da moltissimi anni e mi contattava varie volte che era pronto a partire con il progetto. Ho letto varie sceneggiature e dico guarda sì è bello, vorrei farlo, a parte che la storia di Ferrari è molto interessante, la sua carriera icona italiana comunque, però gli dovevo dire sempre guarda non posso perché sono impegnato con Ridley Scott, una volta, due volte, no? La terza volta dice ma quando è che smetti di lavorare con Ridley Scott, no? Comunque l'anno scorso abbiamo girato il film di Ferrari a Modena, l'ho finito di montare qualche mese fa. Guarda, Michael Mann è uno dei grandi registi, non ha fatto tanti film, ma tutti i suoi film sono fatti molto molto bene, proprio dal livello di scrittura, di come viene girato, ma anche la sua particolarità ed è molto preciso, una persona che ha il controllo totale del materiale. Devo dire, non è stata una grande esperienza, non facile, nel senso che si lavorava tantissime ore proprio sul materiale, no? Ossessionato su trovare proprio la cosa giusta, però sono contento che sarà presentato a Venezia e penso che, spero che piacerà al pubblico, però si vedrà. Fine anno uscirà anche in America. Ed è ora con grande piacere che consegniamo il Vision Award Ticino Moda a Pietro Scalia. Questo è wow. Per te Pietro, il cinema te lo deve. Oh dai, grazie. Grazie e buona serata. Scusate, sono andato a finire. Grazie mille Pietro Scalia. Scendiamo insieme, vorrei solo ricordare buona visione con la Voix Royale, non dimenticate che potete fare la differenza votando per il Prix du Public UBS attraverso l'app ufficiale. E domani al forum ci sarà la possibilità di incontrare Pietro Scalia che ci inoltrerà nei segreti e nei meandri della sua carriera e soprattutto non perdete la proiezione di Black Hawk Down in 35 mm qui a Locarno. Ci sarò anch'io perché non l'ho visto da tanti anni e lo voglio vedere in pellicola di nuovo. Grazie. Arrivederci a domani, buona serata.